Perfetto. Ci siamo? Vabbè, un colpo di sonno improvviso. Eccolo qua. Allora, non ci sono per nessuno. Ah, vabbè, ci sono invece. Ci sono perché dobbiamo andare in onda. Peccato, me li stavo guardando e stavo pensando a Sica, che sta lontano, insomma. Marco, tu devi controllare perché Sica è un... Controllo io. È una piovra, allunga le... Allora, vabbè, siamo in diretta, perfetto. Buonasera, benvenuti all'ennesimo appuntamento di Football Web. Io, sinceramente, Robè, insomma, tu mi capirai, sono stato, come dire, colpito da questi cornetti schitani di Zio Rocco. Poi ne parleremo, anche perché, oltre a parlarne, proveremo anche a mangiarli. Stefano, lo facciamo in diretta, no? Come una volta l'abbiamo fatto con i dolci. In una puntata memorabile. Memorabile. Allora, successo di tutto per quanto riguarda la Champions League, con la Juventus che batte per 3-0 il Barcellona, ipotecando l'accesso alla semifinale. In precedenza il Barcellona aveva già perso 4-0 col Paris Saint-Germain, poi aveva, come dire, recuperato 6-1, però insomma, i grandi competenti di calcio non gli hanno detto che sarà difficile fare 4 e più gol alla Juventus, che ha una delle difese più forti, insomma, in Europa, e questo è senza dubbio un dato di fatto. Poi c'è il campionato, domani si gioca, quindi si anticipa sabato, Napoli contro l'Udinese, c'è il derby importante tra Inter e Milan, con il Milan che cambia società proprio sul filo di lana, entrano i cinesi, quindi è un derby praticamente tra società appartenenti tutti, insomma, a questo grande, ormai è potente, direbbe Gianni Pagnozzi, che ha acquistato con gran parte di crediti in tutto il mondo, c'è cioè la potenza cinese, quindi avremo un derby con occhi a mandorla. Poi c'è un po' di Serie B, ma partire subito a presentare. Sì, perfetto, è arrivato anche Enzo Marigliano, siamo a posto, insomma, adesso è E fate segni completo. strani che Sì, non vabbè, interpretiamo. insomma, vabbè. Allora, io me lo prendo questo, ma non il cornetto, perché voglio farlo inquadrare un'altra volta. Eccolo qua. Allora, Roberto, stavolta lo inquadriamo lui perché si è portato appresso, come si dice, la claque, nel senso che tanti suoi ammiratori, ma non suoi di Rocco, suoi per i suoi cornetti, lo stanno aspettando. Quindi Rocco Cannavino, se lo potete inquadrare, buonasera, però da stasera, insomma, escludiamo il cognome perché come Buonasera, marketing lui si chiama Zio Rocco, e buonasera. Buonasera a quindi da tutti. stasera è soltanto Zio Rocco. Poi mi hanno detto che è arrivato anche Antonio Basile, quindi credo sia, come dire, preoccupante e pericoloso lasciare i cornetti alla vista di Antonio Basile, che è famoso per mangiarseli tranquillamente, senza scuorno, si direbbe a Napoli in diretta. Poi sono felicissimo stasera, con tutto il rispetto per Rocco, perché ci è venuto a trovare un calciatore che io ho ammirato tantissimo, mi sono emozionato ai suoi gol, non soltanto nell'Avellino, ma anche nella Sanitaria, perché sono un buon tifoso campano. Poi Ancona, Regina, Ascoli, insomma, tante altre. Il francese che ci tiene tantissimo, Nassim Mendy, l'ex attaccante appunto di queste squadre che ho poc'anzi citato. Buonasera, Voglio buonasera a sentire tutti. la tua Eve. Dici buonasera? Perfetto, Buonasera a tutti. a posto. Poi abbiamo invece uno che la R la usa a mo' di napoletano, perché insomma è nato da queste parti, ma è un grande competente di calcio. Stasera, No, no, solo perché siamo alla non vigilia esagerare, di Pasqua, voglio adesso già esagerare. stai, ci stai Sono più provando, buono va perché ci bene. sono i cornetti, Va quindi per bene, questo motivo. va bene, va bene. Gianni Pagnozzi, buonasera. E Ciao, poi, se è buonasera. possibile, inquadrare, un bacio. Auguri. Allora, Antonio, stavamo parlando di te malissimo, Ciao, Antonio. auguri. Antonio. Buonasera. Allora, Antonio, il microfono a te. Avete finito? Buonasera. Allora, lui è Nassim Mendil, giocatore di Avellino, Salernitana, insomma, che tu... Auguri, buona Pasqua, non mi permetto. Lui somiglia però a uno che stava nel Napoli, pure nell'Avellino. Come No, si chiama? nell'Avellino è Mendil, ma non giocava nel No, Napoli. uno che stava nel Napoli quando stavamo in Serie C, ricordati. Nel Napoli. Ciao. Come si chiama? È uno che... Uno Vabbè, gli buono. sono saliti Che gli zuccheri segnava? perché ha visto i cornetti. Uno che segnava parecchio. Ma nel Napoli? Eh. Ah, Ignazio Pia! No. E chi allora? Parecchio. No, era italiano. È l'italiano. Come si Vabbè, chiama? perfetto. Allora, Antonio Basile inizia con le sue bombe palla, insomma, stasera già ne Dici ha il ruolo, date. perlomeno. Che No, ruolo io è? sono venuto solo per sapere la verità, perché ho assistito a parecchi litigi tra giornalisti questa settimana. Il calcio bello è perdere o il calcio semibello è vincere? Questa è la domanda della... Vabbè, lo disse anche Franco Colomba in un intervento telefonico di qualche settimana fa. Il Napoli gioca un po' il calcio, però bisogna vincere. No, E anche perché la volevo prerogativa subito del il calcio parere, è... subito il No, io parere però non sei. presento subito gli ospiti. Stefano Sica, vice Buonasera. direttore di Football Web, Buonasera. grazie anche a lui. Marco De Luise, devi sapere, Nassim, il più Buonasera. giovane, 17enne della... noi abbiamo, insomma, una trentina di ragazze che stiamo, come dire, spingendo nel mondo del giornalismo. Lui è il più giovane, ma anche, secondo me, uno che farà strada, perché
ci mette tanto cuore, sempre che troppo buono, è nel calcio importante, no, è la verità, è la verità. Poi nostro capitano in miniatura Montervini. Il mini capitano. Nostro Francesco Montervini. Si va a bronzare un po'. Vero. Io volevo dire una cosa, prima che noi iniziamo, vuoi già incominciare a mangiare un cornetto? Questo è un tipico cornetto ischitano. Zio Rocco, lo vuoi mangiare adesso o più verità, tardi? Verità, aspetterei un attimo. Sì, forse mi devo ricordare. Cosa, se no non mi ricordo più il nome del giocatore. Giocava ala lui. Fortissimo. Ignazio Piala, no, scusate. Vale Pia. No. Allora, Sousa non può essere perché no, è molto più alto. No, era italiano. Italiano, ala. Uno che scartava, uno che... Ah, Sica. Capparella, Marco bravo, Capparella. Bravo, esatto, bravo. Allora, Marco, sì, forse... No, forse somiglia un po' a Cappare, però se permetti, anche Marco è stato Ciavellino, però mi meraviglio di Sica che non ci è arrivato. Vabbè, insomma, era un po' difficile. Vabbè, io ci sono arrivato solo perché Cappare giocava anche nell'Avellino, se no non lo ricordavo. Detto, giocava anche nell'Avellino. Posso dirti una cosa, siccome questi cornetti già li abbiamo assaggiati. Basta, sì, cortesi, parliamo no, di calcio. Io direttieri a Bada Antonio che dovesse, per carità. Insomma, vabbè, allora Antonio, Robert, tu tieni a Bada Antonio, appena ne addenta uno. Abada Tuomo sta a Milano, il tifoso del Milan. Tieni a bada ad Antonio. Appena ne azzanna uno, tu lo inquadri subito, perché purtroppo, ragazzi, c'è poco da fare. I cornetti di Zio Rocco sono così invitanti che non si riesce. E il nostro editore, allora, che dice? Il nostro editore tra poco si alza e se lo mangia pure il so che il lui... editore è felicissimo per la vittoria della Juventus. Però so che lui si è lamentato che l'altra volta non ha parlato in trasmissione. Io ho avuto un'indiscrezione dalla... Dice che se non gli è riuscito a parlare, io sono venuto apposta per parlare. Mi sembra parlare. Strano. Allora, no, ragazzi, uno studio così bello e grande, approfittiamone. Se è possibile avere la grafica della classifica di Serie A, perché non è cambiato nulla. Ha cominciato. Roberto, quadri, ecco, già iniziato. È incredibile. Antonio, non sono passati nemmeno 3 minuti, siamo in onda da 3 minuti. Zio Rocco, come sono? È perfetto. L'uomo del monte ha detto sì. No, ma Rocco, devi sapere che Sica si sta preoccupando, che lui è capace di mangiarseli tutti in un'ora e un quarto. E Sica, perché c'è un precedente. E Sica allora si sta preoccupando perché... Perdonami, credo che devo dire la verità. Guinness World Record. Devo dire la verità. Capace di mangiare. Devo dire la verità. Non si trovano più questi cornetti così buoni. Questo è tipo whisky. No, ma è bello vedere gli occhi affamati dei fratelli Marigliano. Fanno questi già i nostri proprietari di TV Cabane. Allora, pure Roberto che non riesce più a chi deve, giustamente, a chi deve seguire, non riesce più a capire. Allora, classifica di Serie A, facciamolo mangiare tranquillamente, perché ormai si è capito che termineranno tutti entro la fine della puntata. Classifica di Serie A, Antonio Esposito, grazie. Con la Juventus 77, cito a memoria, Roma 71, Napoli 60, Napoli 67, Lazio 60, Atalanta 59. L'Atalanta pregia 1-1 con il Sassuolo, anzi è anche in svantaggio se non ricordo male. Il Napoli, come dire, si assicura la Champions battendo la Lazio in maniera... come dire, chiara, manifesta, senza alcun dubbio, netta, vince 3-0 all'Olimpico contro la Lazio, quindi esclude anche Lazio-Atalanta, l'Inter che si suicida con la sconfitta di Crotone, e quindi insomma si assicura un posto in Champions, potrebbero essere preliminari, o se dovesse raggiungere e superare la Roma addirittura al secondo posto. Mentre per la zona retrocessione si riapre il discorso grazie al Crotone che battendo l'Inter per 2-1, mentre l'Empoli pareggia 20-23, quindi ci sono 3 punti di differenza, anche se il Crotone ha un calendario più difficile, ma il Crotone ci crede, no? Quindi Antonio, se lo puoi inquadrare, già fatto partire il primo cornetto, fai pausa come nel calcio tra il primo e il secondo tempo. Ragazzi, io non ce la faccio a vedere quella crema che esce. Io ricordo che vedemmo un Transball Sport là dal... Sì, sì, alla Champs-Élysées, mangio anche il tavolo, me lo ricordo, mangio anche il tavolo, sì, sì. Quindi c'è un precedente. C'è un precedente, quindi non vi preoccupate, il primo è andato. Allora, vediamo se riusciamo ad andare un po'. Allora, domanda subito, ragazzi, perdonerete, ma la domanda più tecnica la deve fare uno che ha giocato ad alti livelli. Altissimi livelli. Voi avete giocato magari a calcetto. Allora, ti aspettavi, Nassim, questa classifica, cioè Juventus-Roma-Napoli o magari Inter e Milan potevano fare di più? Ma secondo me rispecchia un po', diciamo, l'andamento del campionato. Io penso che i ruoli corrispondono le posizioni corrispondono comunque alla classifica che secondo me ci sta in questo momento. L'Inter è stata irregolare quest'anno come squadra, come
lo è stata anche il Milan, però il Milan ultimamente sta cercando di essere stabile e sta risalendo. Per quanto riguarda i primi ruoli, ormai la Juventus è diventata una realtà negli ultimi 5-6 anni e purtroppo per delle squadre come il Napoli e la Roma si vogliono cercare di vincere lo scudetto, bisogna prendere, per quanto riguarda il Napoli soprattutto, dei top player in ogni reparto e una panchina adeguata. Ci arriveremo a questo perché è uno degli argomenti su cui batte Antonio Basile, in questo momento vabbè batte su altro, sta battendo insomma sui cornetti. Sì. La Juventus gioca un calcio che non è spettacolare, lo dicono tutti. Non ci interessa, io sono venuto apposta. Io voglio sapere solo se, arrivando al terzo posto, questo bel gioco di Sarri è efficace o rimane solo un bel gioco? Stavo facendo la stessa domanda. Perché cosa ha in più la Juventus se gioca un calcio? Io sono venuto qua, vedere l'editore che ha chiamato in questa trasmissione. No, tu sei venuto qua perché sapevi che ci stavano ricordando. Tanto parliamo chiaramente. Meno è possibile. Allora, gettiamo la maschera, tu sei venuto qua perché hai saputo che c'erano i cornetti, altrimenti non saresti venuto. Manchi da 3 mesi, appena sono arrivati i cornetti sarà Antonio Basile, me lo dovete spiegare questa cosa. Grazie per la sorpresa. Sì, sì. No, devi continuare a mangiarli perché stiamo guardando Sica. Allora, Robby, inquadrami Sica. Ogni cornetto, no, ogni cornetto che mangia Basile, Sica ha un colpo al cuore perché potenzialmente uno in meno che mangerà lui. Sta cambiando espressione in continuazione. Che mangiare in diretta non è da tutti. No, solo Antonio si riesce. Questo. Allora, la domanda è la stessa, Antonio. Cioè la Juventus non gioca un bel calcio, Antonio dice però alla fine vince. Cosa ha in più allora? Ripeto, la qualità degli uomini. La qualità degli uomini in assoluto, perché comunque stiamo parlando di 11 campioni, no? 11 titolari nelle proprie nazioni, con rispettivi comunque 7-8 giocatori in rosa che magari sono in panchina, che anche loro sono titolari nelle rispettive nazione. Questa è la differenza, è la rosa più che altro, perché qualsiasi giocatore che subentra a un infortunio, a una squalifica, riesce a dare la stessa cosa che dà il titolare, che in questo momento magari... Quindi il Napoli non ha tutti questi calciatori. Il Napoli purtroppo non ha tutti questi giocatori, che poi alla fine, secondo me, con il gioco espresso di Sarri, non parlo di quest'anno, ma già l'anno scorso, quando il Napoli era primo in classifica a gennaio, si poteva fare delle acquiste comunque di un certo spessore, no? Di un certo calibro. Ma lo dico più che altro spassionatamente, senza nulla contro il presidente, ma per il popolo napoletano che riempie ogni partita, lo stadio, che vive il calcio come il pane quotidiano, e secondo me merita qualcosa in più, no? di un giocatore all'anno. Questo è, io parlo per quanto mi riguarda, qualcosa magari che ho apprezzato dalla Juventus e che non ho apprezzato del Napoli. Che apprezzate della Juventus, avete visto la partita col Barcellona, Dybala ha fatto una doppietta e si è rivelato l'uomo partito contro il Barcellona. Il giorno dopo la Juventus ha cercato, subito ha pubblicato il rinnovo del contratto e l'allungamento, il prolungamento del contratto. Perché non lo fa con Insigne, che è un patrimonio dell'Italia, non del Napoli, della nazionale italiana, è napoletano? Quindi è un patrimonio in secondo piano del Napoli. Perché non si rinnovi il contratto a Insigne? Per quale motivo? Questa è la differenza tra la Juventus, che vuole sempre crescere, accontentare i propri giocatori, cercare di andare sempre il più lungo possibile in qualsiasi competizione, e sembra che Napoli ha questa barriera, allora, non societaria. Non si aggiungere solo una non cosa. Non si lamentare. Io lui ha chiamato altre due persone, perché sono due cornetti, Sica, sì, che se ne vanno. E guardate Sica come si gira preoccupato. Michele, posso dire solo una cosa? Sì. Io penso che solamente invertendo, come se tu sei un professore, invertendo... I fattori prodotto non cambia. Invece no, cambia, perché se noi mettiamo Buffon in porta al Barcellona, ah, questo ci stava arrivando, del Barcellona, oppure se mettiamo a Reina e in porta la Juve, Buffon in porta a noi, il gap non c'è più. Allora, io volevo dire una cosa, innanzitutto, lui non si deve lamentare del fatto che non è italiano o meno di nascita, perché parla un italiano, soprattutto in un ambiente come questo, senza fare nome, basta che guardi lui, vedi? Ti faccio i miei complimenti perché sei stato chiarissimo.
due cornetti che vanno via tra qualche istante. A Rocco invece voglio chiedere, e Antonio a questo punto stasera funge da suggeritore, siccome non so se vi ricordate al teatro, no? C'è il suggeritore che viene chiuso sotto il parterre, qui non era possibile, data anche la stazza, l'abbiamo messo sopra, altrimenti rimaneva incastrato, però da sopra lui ci dà i suggerimenti. Allora Rocco, al posto di Reina, buffo. Ma gusti mora brigide tazze caffè parita sotto tenito zucchero e in coppa marsi forza Juve e tante cacciaggina o dolci sotto tazze fine mucca ma d'arrivo forza Michele. Devo dire Pasqua, mica è Pasqua. Io vi ringrazio, io mi sarei aspettato. Guarda come sei emozionato. No, mi sono preoccupato perché c'è una canzone napoletana che ha a che fare con quelli che i capelli rossi, non so se me la ricordate. Mi sarei aspettato quella e mi stavo preoccupando, insomma, te la ricordi, no? Storica, vabbè, lasciamo stare. Insomma, diciamo che non è apprezzato quello con i capelli rossi in quella casa. Mi sarei aspettato questo. Allora, Buffon al posto di Reina, quindi un cambio di portiere. Beh, io credo che non sia questo il problema. È un fatto simbolico, è chiaro che non ha, con tutto il rispetto per Reina. Stiamo parlando del più forte portiere al mondo. Il Napoli avrebbe avuto qualcosa in più, secondo te? Ma secondo me no, perché Reina comunque diciamo, la sua parte la fa sempre quando sta in campo. E non credo che Buffon, sicuramente è il miglior portiere al mondo, però non credo che abbia chissà quante qualità di più di Reina. Comunque Reina, anche lui, le sue esperienze mondiali. Sono d'accordo, però consentimi di ricordare che di Buffon l'avrebbe fatto sul tiro di Suarez quando Buffon si è allungato chiudendogli lo specchio della porta, magari, e permettendo, insomma, costringendo Suarez Iniesta a spostare l'asse. Tu sei un calciatore, no, anche di Iniesta, vabbè. Suarez. Hai visto cosa è riuscito a fare? No, è un portiere che fa la differenza. Il numero uno, magari le sicurezze, vabbè, che la tifoso Buffon, è Napoli, vabbè, ovvio, però chiediamolo anche tifoso, a Gianni. Gianni, non smentire quello che mi dici al telefono, perché poi ti sbugiardo in diretta. Ma perché? No, mi hai detto io, al telefono, la Juventus ha al momento la difesa più forte al mondo. Vabbè, e Buffon è il giocatore, il portiere è l'ultimo anno, però. Ma io l'ho detto sempre, ma la Juventus qualitativamente... No, la domanda è semplice, se Napoli avesse avuto un Buffon anziché un Reina, con tutto il rispetto per Reina, Napoli avrebbe qualche punto in più. Ma sicuramente Buffon è un portiere che è più forte di Reina, ma non è che c'è bisogno che lo dica io. Sono i numeri, le stagioni, il palmarès che lo affermano. Sa che stanno preparando qualcosa su Di Sica, ma così ad occhio, sentendo Basile. Però per quanto riguarda, fammi dire un attimo sulla partita Juve-Barcellona. Ci arriveremo, ci arriveremo. Secondo me è fondamentale una cosa, che il Barcellona... Ci arriveremo perché abbiamo anche alle spalle anche quella, così facciamo un giro su questo. Okay. Stefano, allora, eventualmente, diciamo Buffone, diciamo due elementi della difesa della Juventus, scambiandoli con due del Napoli, pensi che la compagine partenopea avesse potuto, insomma, o avrebbe sicuramente avuto qualche punto in più? Le fortune difensive sono fatte anche di meccanismi, no? Servono i meccanismi, cioè non è la qualità solo dei giocatori, ma proprio dei meccanismi che poi fanno in modo che una difesa, un quartetto difensivo, sia poi ben rodato, no? E funzioni bene, quindi meccanismi difensivi oliati, oltre chiaramente alla qualità, alla forma dei giocatori, quindi sicuramente. Poi su Reina, diciamo la verità, il migliore portiere è quello che sbaglia. Comunicazioni di servizio. Sì, allora sentivo. No, comunicazioni di servizio. Dovete sapere che da 4 anni che andiamo in onda qui, i fratelli Marigliano insieme non c'erano mai stati. Ci stanno i cornetti, ci stanno tutti e due. Sarà un caso, sarà un caso, però sono 4 anni che non sono mai presenti. Io farei un applauso al cameraman che ci sopporta. A Roberto davvero. Perché il cameraman che ci sopporta. Lo mettono in croce, insomma, Roberto. No, perché poi mi sono, non so se posso finire, perché mi sono un attimo perso sentendo... No, tu sei pensando ai cornetti di Giorocco, ma continua, dai. No, dicevo, il miglior portiere alla fine è quello che sbaglia di meno. Reina ha fatto, secondo me, 2 partite, penso alla Lazio in casa, no? Oppure penso a Firenze, il tiro di Bernardeschi, in cui il Napoli obiettivamente ha lasciato 4 punti totali. Poi dopo ci sono state altre partite sicuramente positive di Reina che magari hanno salvato il risultato, però alla fine magari sono quegli errori che pesano nell'economia di un campionato, che non significa che questi 10 punti di differenza alla Juve dipendono esclusivamente da Reina. Attenzione, assolutamente no, però voglio dire, il miglior portiere è quello che sbaglia meno, o quello che nasconde i propri errori facendo in modo che non siano decisivi. Quest'anno lo sono stati di più. Stefano, però non dimentichiamo un'altra cosa. L'apporto che dà Reina nel gioco sulla palla a terra, che è una grossa mano. Per una squadra che ha la costruzione bassa come Napoli. È una grossa mano. Vi fermo un attimo perché
c'è un momento musicale dedicato a Pagnozzi, mi pare. Esatto, che ti stavo per il Barcellona. Vai. O Sarracina, bello agnò, o Sarracina, tutte femmine fanno ambrare. E belli facci, e belli cuori, stava famore. Non ci credo. È malandrino. È tentatore. D'adore. Si guardava fa innamorare. Allora, bravi, non abbiamo mai, in tanti anni di carriera, non abbiamo mai rischiato il nigiaggio. Già ci avvertono che ci sono altre persone fuori che ci stanno aspettando, ci faranno due occhi così per quanto stiamo facendo stasera. Allora, Marco De Luis, tu da tifoso del Napoli, più giovane sicuramente, ma gli ultimi due anni li hai visti con passione, li stai seguendo anche grazie all'interesse che hai per il nostro sito. Chiudiamo su questa domanda che sembra anche giusto, insomma. Allora, Michele, penso che indubbiamente Buffon individualmente sia più forte di Rene, sia il numero uno al mondo, su questo non ci sono dubbi. Però penso che la differenza la faccia anche, ecco, il reparto difensivo della Juventus e anche quello del Napoli, quindi tutti quei meccanismi comunque consolidati di cui parlava anche Sica. Ovviamente Reina... c'è del giusto anche comunque nelle parole di Pagnozzi, perché Reina rientra nei meccanismi proprio del gioco di Sarri, quindi il giocare palla con i piedi, però Buffon è stato decisivo nella sfida col Barcellona, perché prendere un gol allo Stadium, anzi forse anche due, sarebbe stato un rischio poi per il ritorno. Quindi indubbiamente Buffon fa la differenza, credo che faccia di più la differenza avendo avanti la difesa della Juventus che non quella del Napoli, quindi non c'è tutta questa differenza avendo Buffon Reina, magari su certi episodi individuali, però poi c'è una difesa avanti, quindi perfetto, perfetto. Chi è che vede le partite in Napoli? Chi è che segue il Napoli? Sono Ivan Neri, cioè sono Stefano Neri, Ivan Palermo, no, e Vincenzo Capretto, però no, anche lui è Sica. Qui adesso io ho visto una differenza. La Juve, per esempio, quando la squadra avversaria attacca ci sono quattro difensori più quattro che si mettono in mezzo ai quattro, diventano otto all'italiana, insomma. Invece io vedo che in Napoli, quando la squadra avversaria attacca, tutti i giocatori del Napoli vanno nell'area, non ho capito, nella nostra area accompagnano i centrocampisti e gli attaccanti della squadra avversaria fino nell'area di rigore. Non ho mai capito come funziona questa cosa. Magari se è lui che ha giocato me lo può spiegare, perché non riesco a capire. Hai capito cosa dice un maestro di calcio come non ti preoccupare del tuo italiano, preoccupati del suo italiano, se la domanda è stata chiara. No, ci sono quando il tuo italiano. No, Sarri usa droni, lo voglio incoraggiare. Cioè, è possibile che Sarri usa i droni, tutte queste belle cose, e poi non vede che scappano tutti nell'area come se si accompagnassero io, vieni, tira, fa un brezzo. Diciamo che è un gioco che assomiglia molto a Zeman, al gioco di Zeman, no? La difesa alta, la difesa a centrocampo, quindi la difesa alta, anche il Barcellona fa questo tipo di gioco. Ma perché non si fermano? Perché scappano nell'aria? Questo non capisco io, perché tecnicamente io non sono bravo, ovviamente. Però da uno che vede, sì, perché scappano tutti i difensori verso il portiere invece di fermarsi? Dice, oi, a dove vai? Non lo so. Facendo un fallo, facendo qualcosa. Scappare verso il portiere, ma perché per sicurezza, comunque per dare paura. È normale, perché comunque. Invece la Juve si ferma davanti, hai visto? Non si muovono più, tutte e otto. Ma non è che si ferma davanti, diciamo che la Juve ha più sicurezza rispetto al Napoli, perché bisogna tener conto pure che il reparto più importante in una squadra è il reparto difensivo, e che non va mai cambiato. Quello che, se non sbaglio, con Napoli quest'anno è successo comunque un paio di volte che la difesa... Diverse volte che la difesa ha dovuto cambiare i propri uomini per motivo di infortunio, per squalifiche. Quindi questo, diciamo, bisogna tener conto, perché è un lato tecnico molto molto importante. Quello che magari la Juve, guardate, sono i tre giocatori della nazionale, sono sempre insieme e quindi giocano a memoria. I quattro giocatori, contando il portiere Buffon, che con Chiellini, Basali e Bonucci, che quello fa la differenza. Perfetto, chiari su questo. Allora, sorpasso d'esterno, andiamo velocissimi, perché dobbiamo parlare chiaramente più di Napoli a questo punto, e un poco anche del ritorno che ci sarà giovedì
19. Tu dirai, come mai mi ricordo una data? Giovedì 19. Abbiamo parlato della Juve, ma parliamo del Milan, pare di vedere. Ok, ma aspettiamo campo basso, Isernia. Esatto, e poi parleremo se è possibile anche la Paganese, ma seriamente. Sì, ma aggiungiamo pure qualche altra cosa. Allora, sorpasso d'esterno, allora andiamo su Marco De Luise che su questo è più attento. Allora, un derby, mai come questa volta, insomma, con due squadre milanesi in grosse difficoltà, quindi insomma a questo punto ci si augurava che vincesse il Milan per fermare l'Inter, ma l'Inter si è fermata da sola, quindi... Penso che sia un derby a cui arriva di certo meglio il Milan, diciamo, data la vittoria contro il Palermo, però secondo me è un derby esente da ogni pronostico, cioè aperto a qualsiasi risultato, perché comunque l'Inter di Pioli ha dimostrato di essere una squadra che sta ritrovando un po' il suo equilibrio, no? E ovviamente sono anche contento del Crotone, perché c'era bisogno di una squadra che desse un senso. Antonio anche... dice che il Crotone si salva perché l'Empoli effettivamente nelle ultime 7 partite pare che ha fatto 7 sconfitte consecutive, una cosa di... No, diciamo per che il famoso paracadute. C'era bisogno di una squadra che desse un senso anche alla lotta, diciamo, per la retrocessione, perché comunque l'Empoli salvarsi facendo 7-8 sconfitte consecutive mette in evidenza quanto invece le squadre che si trovino dietro abbiano una mentalità praticamente già in B, diciamo. Quindi... Si vocifera che il Pescara batte la Juve, lo dico. Si vocifera, non lo so. Poi perché... Si vocifera, sì, perché c'è Zeman sulla panchina del Pescara che, come non sapete, non corre con Zanzo. Visto che è successo... è successa la partita Ancona... Parma, non ho capito, voleva arrivare lì. Parma Ancona. Esatto. Sono arricchiti due paesi, Pozzuoli e quarto. Lui ha giocato nell'Ancona, ma ai suoi tempi era diverso. Allora Nassim, sempre all'uscita per questa sconfitta così pesante, così pesante dell'Inter. Crotone si salva. Sì, nella tua lunga carriera ti è mai capitato, nelle squadre nelle quali hai giocato, di trovarti insomma di fronte a un risultato eclatante sotto questo aspetto? Sì, purtroppo chi fa questo mestiere... Ogni domenica è una partita a sé, quindi è sempre. Ci sono sempre 3 risultati su 3, diciamo, no? Non c'è mai un risultato scontato. Sicuramente nessuno se l'aspettava, perché l'Inter, soprattutto, che ha come obiettivo adesso l'Europa League, se non vince contro la terz'ultima o la penultima o l'ultima in classifica, vedo un po' difficile. Cioè, a vincere contro magari le prime squadre come Juve, Napoli o la Roma. Una sconfitta inaspettata per mancanze di concentrazione, di sopravvalutando la squadra avversaria che comunque gioca col coltello ai denti per salvarsi, quindi come si dice nel calcio, quando ti devi salvare devi pensare alla sopravvivenza. Falcinelli è la bestia nera, se possiamo cambiare grafica, Falcinelli la bestia nera dell'Inter. Tu nella tua lunga carriera c'è stata una squadra che ti temeva, che hai fatto sempre gol? No, è il Palermo, contro il Palermo, ogni volta che giocavo col Palermo... Cioè era proprio una cosa, insomma, sì. La maglia rosanera di quest'anno ci sarebbe servito. Ogni volta che giocavo col infatti, Palermo allora, segnavo, se ti fossi trovato col Napoli avresti segnato, insomma. Ce lo dicevi prima, ti facevamo ingaggiare. Allora, questa è una delle grafiche che darà fastidio a Gianni, però è capitato, l'ordine non l'ho scelto io, perché abbiamo le ultime vittorie, Inter, Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Real Madrid. Quindi... Nelle ultime 7 squadre che hanno vinto, 4 volte in Spagna è arrivata la Coppa, 2 volte al Real Madrid, 2 volte a Barcellona. Si dice che negli ultimi 10-12 anni, se non di più, non è mai capitato che la stessa formazione vincesse per 2 anni consecutivamente. Un rischio che potrebbe esserci con Real Madrid, col Barcellona, se sulla carta c'è, dovesse battere la Juventus. Mentre, come vedete, c'è stata la vittoria della Juventus 3-0 col Barcellona, poi il Borussia Dortmund che ha perso 3-2 in casa col Monaco. Hai tifato per il Monaco? Sì, almeno come squadra francese. Squadra francese normale, che fa sempre piacere, soprattutto che il Monaco... Sul Monaco voglio dire una cosa, Michele. Il Monaco è la sorpresa. La sorpresa, la smentita più clamorosa
nella teoria del fatturato, no? Magari Gianni, a cui Gianni è affezionato. C'è anche l'Ister lì, quindi che il fatturato squadre. Per carità conta, io non è che voglio negare quindi che non conti, però voglio dire, beh, insomma, se Monaco se la vince vieni qua e si scorbati di arrivare in il capo di cenere, insomma. Il Monaco, il Monaco ha chiuso l'ultimo, no, Sica, ha chiuso Sica, l'ultimo Sica, no, ma per io... dire c'è anche altro oltre alla dottor Sica, quindi come con lei, diciamo, non è che c'è un buon rapporto. Ma questo, lo, diciamo, lei, questo no, lo si diciamo sa. A livello, le devo dire che lei ha ragione, perché noi i nostri punti li abbiamo perso con il Palermo, con il Pescara, con l'Atalanta, che hanno un budget più piccolo, inferiore al nostro. No, vabbè, quindi non significa niente. Lei ci ha perfettamente ragione, no, anche se, ripeto... Io vorrei capire una cosa, queste vostre ste capriole, no? Perché adesso tu mi dici il fatturato... Che conta, no, conta, conta, non ho negato. Allora, conta il fatturato. Conta, ma non è l'unico paragrafo, questo no, voglio esatto, dire. Non, è non, non posso dire che non conta perché conta. Non è l'unico, no, perché voi siete gli stessi voi che poi accusate i vertici societari di non acquistare. Di non acquistare, acquistare, acquistare. Quindi significa che sto fatturato. Il Monaco è importante, è una non è importante. Ragazzi, visto che abbiamo, no, amiche, però abbiamo introdotto, abbiamo introdotto la polemiche. Devo dare voglio dire, voglio dire, il Monaco, sì. Basta leggere l'ultimo bilancio. Il Monaco ha aumentato il fatturato col finanziamento dei soci. Nonostante fosse venuto meno il socio, però c'è principale. Una, fermi col finanziamento dei soci. C'è una brutta notizia per Pagnozzi, la deve dare Antonio Basile. Hai mangiato il suo cornetto? Ragazzi, vorrei incredibile, arriva un profumo di cornetto qua. Io ogni volta. Vabbè, arrivo di qua. Fa così, Michè, diventa di mi sposto, non ce la faccio. Gli devo dare una brutta notizia. Dici. Il nostro presidente, dimmi, ha dovuto prendere 3 milioni e 8 dal cinema, dalla Filmauto, per pagare il debito del Napoli. Sicuro? Sicurissimo. Stefano, ti risulta sta cosa? Il presidente del Napoli ha preso 3 milioni e 800. Questo ci dicono i bilanci, sì, che lui ha preso dal gruppo Filmauro per ripianare il cobarto Napoli. Negli anni precedenti invece mi sembrava che il Napoli, che l'attivo del Napoli avesse contribuito alla grande invece, famiglia Filmauro. Quindi voglio dire, non è uno scandalo che possa succedere, anche il contrario. Anche il contrario. Ma non è la regola, questo voglio dire. Perfetto, Bayern Monaco che perde in casa con il Real Madrid, forse questo è il risultato più eclatante. Parte, va in vantaggio il Real con il Bayern con un gol di Vidal, poi c'è il recupero e il sorpasso del Real, poi vabbè, ci saranno Monaco e Borussia, lì ci sarà con l'Atletico Madrid che c'è stata già mi pare l'andata se non ricordo male, vinta 1-0 infatti Atletico Madrid con e poi vabbè abbiamo quindi ipotesi velocissima, simpatia, antipatia, il miglior calcio, quello che volete, partiamo da Rocco, quale squadra di queste vorresti che vincesse la Champions? Allora, che vorrei o che penso che vinca? Allora, che vorresti e che invece vincerà, secondo allora te? Che... Facciamo due nomi. L'Avellino. L'Avellino vorresti che... Sì. L'Avellino, spero che la vinca il Bayern Monaco, perché è una squadra che mi piace tantissimo. Invece credo che la vinca il Real Madrid. Perché la vedo una squadra. È una grande soddisfazione anche per noi se vincerà il Madrid. Ah sì, perché poi vuol dire che il Napoli. Il Napoli si è dimostrato più forte del Barcellona, tranquillamente. Non puoi dire che non sì, è. Sì, hanno fatto riferimento. Il Napoli è sicuramente un gioco migliore. Meno forte del Real. Noi abbiamo battuto la Juventus, quindi sono più forti. Vabbè, questa è stata una delle cose, insomma, che la fantasia napoletana là c'è. Abbiamo chiuso la Juve nell'aria per 80 hanno fatto minuti. Le analisi Bagnozzi, con la logica. Abbiamo chiuso la Juve nell'aria per 80 minuti. Sì, avete chiuso la Juve, perfetto, vabbè. Allora, posso esprimere io un desiderio? Vedi che gli zuccheri fanno male. Posso esprimere un desiderio? Ma perché non è vero? No. Meno male. Su quello che vuole un cornetto. È meno male che ha basso contenuto di zuccheri questo cornetto. Sennò avrebbe fatto danni qua, vedo. No, lo mangiamo. Sta preoccupando, Sica. Lo mangi, non ti preoccupare. È un pensiero fisso. Prima che ho paura che... Mi chiede una domanda cattiva pure, ci devo dire. Sì, però facciamo... Facciamo la prima. No, no, voglio prima... Voglio chiudere subito. Sì, uno alla volta. Roberto ci dice uno alla volta. Pensa a te. Esatto. Sembriamo ti ha sostituito. No, perché se noi non capisce niente. Sembra capito? L'aula, sembra l'aula del Parlamento. Io mi auguro che invece sia l'anno finalmente dell'Atletico Madrid che lo meriterebbe. Lo meriterebbe per la sfortuna che l'ha accompagnato anche nelle due finali con il Real Madrid. Lo merita anche perché, insomma, anche io quando sono stato a Madrid ho conosciuto... Vabbè, ma se volevi dire questo, perché non seguiamo un filo logico? Allora, si è già pronunciato, Nassim. Allora, vince il Real, ma lui vorrebbe che vincesse il Bayern. Nassim? Monaco ha detto. Bayern, Monaco, così. Ci ho vissuto 7 anni.
Ah, ecco. Invece io chissà perché tra tedesco e spagnolo, insomma, preferisco che vinca un inglese o una francese, visto che pure io ho delle mie... Sono un po' di parte, ci ho vissuto 7 anni. Se per questo, insomma, poi tra l'altro... Ma per il... Come si vive in Germania, c'è poco da dire. Giustamente per il un posto in più in Europa per una squadra italiana, uno si tifa sempre comunque la squadra italiana. Ah, qua non succede. In questo caso non succede. Qua siamo contrari a questa ipotesi. Io credo che il Real Madrid ancora, perché è un uomo fortunato in panchina, perché sono convintissimo che Zidane è un uomo molto fortunato. Non ha niente a che vedere il fatto che siate, come dire, un po'... Paesano, no? Ma esatto. ha fatto il primo anno da secondo allenatore con Ancelotti e ha vinto la Champions League. Il secondo anno da allenatore sta vincendo lo scudetto e sta procinto di fare la semifinale di Champions League. Tu dici uomo fortunato. C'ha tutte le carte a favore. Vorresti che vincesse in italiana, però credi che il Real Madrid... Gianni Pagnozzi già insomma doveva apparare, però giusto per far vedere che siamo democratici. No, vabbè, ma io penso che il Real Madrid attualmente è una squadra molto simile alla Juve, per caratteristiche anche di al di là di gioco, ma proprio come caratteristica di squadra, di società, di volontà, e poi hanno quelle cose che ti risolvono la partita, perché poi l'altra sera tra Juventus e Barcellona, un Barcellona assolutamente al di sotto delle sue potenzialità, perché quando a centrocampo non hai Busquets e c'hai un Rakitic che è inguardabile e c'hai su... in difesa, ti voglio dire, chi dice che la Champions la vince la Juve può mangiarsi il cornetto. Juventus. La Juventus. No, io posso, se mi dai la parola. Lui dimostra di essere... Era tutta una scusa, però ci deve infilare sempre la Juventus dentro. Hai capito? No, però io lo posso dire... Scusate, dico la Cremonese, c'è la Juventus. No, però Michele posso dire su questo io? Gianni ha finito, no? Tocca a me prima di Marco. Sì. No, non ha detto le squadre, non lo capite. No, io dico tra Real Madrid e Juventus. Abbandoni gli studi, cortesemente. Io penso che ci sarà una finale tra Real Madrid e Juventus. Invece io dico che mi sono curato l'Atletico Madrid, ovviamente, per tanti motivi, che potrei anche spiegare qua, magari dopo. Luisa? Però vedo onestamente la Juve, secondo me ha dato una grandissima prova di forza. E io credo che forse tra Juventus e Atletico Madrid, a naso ovviamente, potrebbe uscire la vincente.